Ciao Alessandro, benvenuti tutti quelli che ci stanno seguendo. Ecco un'altra sessione, diciamo, della psicologia di coppia, apertura, diciamo, su questo mondo, no, così complicato delle coppie. Allora, altro elemento che secondo me è molto importante all'interno dei famosi compiti di sviluppo di cui parlavo prima, che in qualche modo è legato alla genitorialità, è il ruolo delle famiglie di origine all'interno delle relazioni. Non so se tu, scusa, hai avuto modo in qualche frangente, insomma, di impattare, no, su questo argomento. Io devo dire che, per quanto mi riguarda, trovo sempre che ci siano grandi difficoltà, no, nel ruolo, nell'importanza da dare alla famiglia d'origine. Vuoi perché spesso ci sono delle invasioni, delle intromissioni di campo, vuoi perché ci sono delle conflittualità, no, tra i vari partner, con le famiglie, ma fatto sta che spesso uno dei nodi cruciali, insomma, che mettono in crisi le coppie sono proprio il ruolo delle famiglie di origine. E è un passaggio anche questo importante che va fatto a maggior ragione quando si diventa genitori. Perché quando si diventa genitori, al di là di quello che dicevi tu prima all'inizio, no, nella scelta del partner, che bisogna essere svincolati dalle aspettative dei genitori, però quando si diventa genitori si assume un punto di vista completamente diverso, tanto più che adesso le famiglie attuali sono cambiate drasticamente, no? Quindi lo svincolo ci deve essere, ma non deve essere uno svincolo, come dire, un rifiuto, no? Cosa vuol dire svincolarsi? Non vuol dire rifiutare, rinnegare la famiglia di origine. Vuol dire, secondo me, innanzitutto prenderne le distanze, no? Quindi quella famosa zona di confine che deve comunque Delineare gli spazi in qualche modo. delineare gli spazi e i tempi, poi, no? Anche quando e come vedere. E soprattutto poi la domanda fondamentale che la nuova coppia si trova a dover affrontare è: ma chi? A chi io sono leale, no? Sono leale alla mia famiglia di origine o sono leale alla mia famiglia attuale, no? Questo è un po' il nodo. A chi sono leale? Mi viene da dire che però questa crisi della lealtà dovrebbe essere, come dire, una sorta di messaggio che non dovrebbe arrivare. Cioè, quello che voglio dire è che se arriva questo problema è perché c'è qualcuno che lo infiltra, quando in realtà non c'è un problema di fedeltà, cioè nel senso che è una gelosia che non ci dovrebbe essere, non è che farsi un'altra famiglia sia un affronto rispetto alla famiglia di origine. Il problema è che, vabbè, si potrebbe fare un discorso anche sociologico-antropologico dell'Italia familiocentrica, ma mettiamolo un attimo da parte. Secondo me, il crearsi una nuova famiglia, il fare una nuova coppia, è un evento che slatentizza o magnifica, cioè esaspera, diciamo, in qualche modo, porta agli occhi in maniera esasperata delle patologie familiari pregresse. Perché nel momento in cui, facciamo un esempio, il cocco della mamma si allontana dalla mamma, si sposa con la signorina X e la mamma dà di matto, e il dare di matto della mamma è o esprimere delle antipatie feroci o generare un'intrusività, un'invasione domestica reale, cioè nel senso essere sempre in casa, criticare la nuova compagna del figlio, non è capace a far da mangiare, eccetera, eccetera. E beh, lì vediamo emergere delle patologie di famiglia, che però è chiaro che non si sono creati con la coppia in quel momento, è qualcosa che viene da prima, dalla relazione di questa madre con questo figlio. Adesso porto l'esempio mamma figlio, ma ce ne sono anche di mamma figlia padre figlio. Certo. Adesso varie combo, abbiamo varie combo, figlie estremamente legate alla figura genitoriale. E una cosa che ascolto non di rado, che è complicata, è quando muore una di queste figure genitoriali, che già in vita era santificata, ecco che, come dire, con la morte si cristallizza questo mito inscalfibile del genitore,
che evidentemente mette in luce anche una dimensione di dipendenza che c'era già da prima di questo bambino, questo genitore, e però diventa un fantasma che questa persona adulta si porta dietro nella nuova coppia in una maniera che spesso è anche dannosa. Cioè, insomma, sono patologie familiari, sono situazioni di dei passaggi da famiglia a nuova famiglia che però se non vengono risolti bene si trascinano dietro delle dimensioni molto, molto complicate, sì. Sì, questo del tema della famiglia secondo me è uno dei più spinosi, ti dico la verità, come lo vedo io, perché in realtà diciamo, gli attori in gioco sono veramente tanti e spesso sono anche attori che non sono visibili, no? Ma che però ci sono nella rappresentazione che hanno, no? I due partner della loro famiglia di origine. Quindi, Ci vorrebbe un approccio sistemico super allargato e in studio, cioè fai venire la coppia, i genitori, la esatto. ragazza, cioè ci vorrebbe Sì. una massa che poi è quasi impossibile in generale, insomma. Però è vero, cioè, ci dovrebbe essere una terapia estesa a tutto a questo nucleo esteso familiare, una cosa abbastanza improbabile. Infatti l'approccio sistemico relazionale di terapia familiare che prevede proprio queste, diciamo, sessioni di terapia di gruppo quasi, no? In cui vengono proprio coinvolte tutte le figure in questione. E poi ci sono anche due psicoterapeuti, no? Poi che intervengono nella sessione perché uno non è sufficiente a vedere tutte le dinamiche. Quindi, insomma, questo è un argomento veramente molto, molto spinoso e presente, diciamo, in quasi tutte le coppie, quasi, diciamo, Sì, è sei presente. volte su 10, questo è una criticità che torna. Ecco, quello che posso dire io, cioè per come la vedo io, anche un po' il mio approccio di vedere le cose, no? Che non sono una sistemica, però ecco, rinnegare in toto la famiglia di origine o idealizzarla sono due aspetti, diciamo, di polarità estremi, no? Che non posso, si sa che sono comunque estremi, quindi non Non sì. corretti. No, da un punto di vista psicologico. Quanto estremi già di per sé. Esatto, perché chi la rinnega totalmente poi si porta dietro dei vissuti comunque di non accettazione, no? Di non adeguatezza, eccetera. Chi la sposa invece anche qui, no? Non si svincola, quindi rimane legato a certi schemi familiari. Ecco, la cosa secondo me che potrebbe essere utile è accettare quello che c'è di buono dalla famiglia di origine, ok? Ma integrarlo con qualcosa di nuovo. Lavoro di Quindi, sintesi. come? Un lavoro di sintesi, una sintesi. Sì, sì, un lavoro di integrazione proprio, direi, no? Prendere quello che buono c'è, ma andare oltre, no? Quindi poi creare qualcosa di nuovo, perché comunque, come ho detto all'inizio, le famiglie di oggi sono completamente differenti dalle famiglie di una volta, quindi è necessario, insomma, un po', no? Questo salto anche di credenze familiari, no? Perché poi le credenze familiari si portano dietro anche se nel momento in cui uno è figlio, no? Si porta dietro anche le credenze familiari che spesso poi sono anche inconsce, quindi e qui si apre veramente un capitolo molto, molto. Però ecco, dal punto di vista pratico, direi che mettere in atto delle distanze di sicurezza, no? Che distanze di sicurezza, questo potrebbe già essere, e senza sentirsi in colpa, no? Esatto, quello, perché poi e senza sentirsi in colpa, tenuto conto che spesso dall'altra parte c'è una colpevolizzazione indiretta, la mamma che sta male, la mamma che piange, il papà che ma come mai, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, cioè una serie di ricatti più o meno, esatto, per cui e se non è da una parte è dall'altra, no? Per cui non mi ami abbastanza, alla fine sei troppo attaccato alla tua famiglia, cioè ci si trova poi fra l'incudine e il martello di ricatti emotivi di vario tipo, per cui insomma sì, la generazione di un perimetro fattivo di prassi e mentale necessari.
E proprio di ieri, guarda, mi hai sollecitato proprio uno spunto. Proprio di ieri, no, parlavo con una persona che segue e mi diceva che veniva da una telefonata con la madre, di cui insomma portava ancora la sofferenza. Diceva che la madre gli aveva detto: sì, vabbè, però speriamo che tu non te ne vada, no? Non te ne vada, riferendosi ai bimbi di questa persona che seguo. Diceva, vabbè, però speriamo che anche tu non te ne vada, no? Che i tuoi figli non se ne vadano come hai fatto tu. Al che lei, insomma, gli è arrivata la pugnalata allo stomaco. E quindi queste sono quelle colpevolizzazioni molto sottili, molto subdole, che fanno veramente tanto male. Poi, tra l'altro, vabbè, chi ci segue, naturalmente può partecipare a parte i vari like che sollecitiamo, ma può segnalarci gli argomenti di maggiore interesse e volentieri possiamo recuperarli o approfondirli. Per cui, insomma, è una cosa che io e Sabrina ci confrontiamo amabilmente, però questi video sono fatti per voi e per cui le cose che vi interessano, appuntatecele. Ok? Un saluto. Alla prossima. Awesome.